Per far mangiare la zucca ai miei bambini è sempre un po' faticoso, ma preparata in questo modo alla parmigiana con questa besciamella all'olio li ha conquistati e io sono davvero molto molto felice perché è davvero buonissima, buonissima, quindi ve la consiglio anche a voi di provare. Detto ciò, a fine video troverete la lista di tutti gli ingredienti, ma ora non ci resta che guardare il video e poi perché non prepararla insieme? Iniziamo la preparazione di questa parmigiana di zucca davvero buona 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 partendo proprio dalla zucca. Io andrò a utilizzare questa tipologia, quindi inizio a eliminare la buccia. Se non la eliminate tutta non è un problema, successivamente una volta formate le fettine la possiamo eliminare con un coltellino un po' più piccolo. Quindi formiamo le fettine sottili. Quindi elimino la buccia, in questo modo è anche molto più facile. Pronte le fettine di zucca e pronta anche la besciamella all'olio, la ricetta l'ho pubblicata ieri sul mio canale YouTube, è davvero deliziosa e leggera, perfetta per questa parmigiana di zucca. E ora non ci resta che formare gli strati, quindi prendo una pirofila, metto dell'olio extravergine d'oliva sul fondo e poi aggiungo un po' di besciamella, cercando di coprire tutto il fondo della pirofila. Formiamo uno strato di zucca, cercando di chiudere tutti gli spazi vuoti. Aggiungo appena un po' di pangrattato che gestirà i liquidi della zucca e poi del rosmarino. Il rosmarino sta benissimo con la zucca, a me piace tantissimo. Della provola affumicata a fette, le taglio proprio insieme a voi. Del parmigiano abbondante. E poi di nuovo la besciamella, cercando di formare uno strato sottile. Intanto, se siete arrivati fino a qui, una cosa importante per me: iscrivetevi al canale, lasciate un like a questa ricettina e condividetela con tutte le persone che voi amate. E io vi ringrazio tantissimo. Di nuovo la zucca, pangrattato, formando così il secondo strato che sarà poi l'ultimo, la besciamella, tutta quella rimasta, chiudiamo con filo dell'extravergine d'oliva, parmigiano grattugiato, abbondante, e infine un po' di pangrattato, serviranno per la gratinatura, per quella crosticina che a noi ci piace tantissimo. Poi andrà nel forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 35-40 minuti, ovvero finché otterremo questo meraviglioso risultato dove la crosticina è davvero d'obbligo. Insomma, questa parmigiana di zucca è assolutamente da provare, ha conquistato i miei bambini, quindi sono certa che conquisterà anche voi, quindi provatela, provatela. Detto ciò, mi sento di ricordarvi ancora un'altra volta di iscrivervi al canale, per me è davvero importantissimo, di lasciare un like a questa ricetta, a voi non costa niente, ma per me è sempre tanto importante, e di condividerla con tutte le persone che voi amate, e io vi ringrazio immensamente. Ora vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima ricetta. Ciao!